Eccoci di nuovo qui in diretta, scusate l'interruzione, so che c'è stato un piccolo problema tecnico, ci avete scritto da casa, beh, vuol dire che ci state seguendo, quindi siamo ben contenti di stare seguendo, scusateci se appunto c'è stato questo piccolo problema, cercheremo appunto di risolverlo, anzi siamo riusciti a risolverlo perché so che adesso funziona tutto, quindi Andiamo avanti con chi? Con Albi Oxa e Elisa Chiaradia, che sono collegati in questo momento da Milano Integra. Eccoli qua, buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti. Oh, vi sento forte e chiaro, perfetto. Scusate, abbiamo avuto un problema di audio, ma adesso funziona tutto. Allora, buongiorno a entrambi. Milano Integra, ormai ospite fisso del lunedì con noi di Good Morning Milano. Come sta andando e di che cosa volete raccontarci oggi? Allora, iniziamo come sempre la settimana insieme noi a questo punto. Ogni giusto. La mia settimana parte dopo il collegamento con Milano, quindi va benissimo. Il lavoro sta andando tutto bene, stiamo un po' a rilento perché insomma a causa delle restrizioni del Covid la parte legale ci sta mettendo un po' di più, però in realtà noi parallelamente stiamo già attivandoci nell'incontrare insomma quelli che saranno poi i futuri collaboratori, quindi commercianti, anche già creando quindi la comunità di quelli che poi saranno appunto i beneficiari, quindi i nuovi cittadini. Questo è insomma il lavoro che stiamo facendo, vi chiediamo ancora un pochino di pazienza. Nel frattempo vi intratteniamo con le miniseries, quindi questa serie di articoli che sono stati scritti durante la fase di sviluppo del progetto, quindi durante il lockdown, e dove noi spieghiamo insomma che cosa ci ha fatto muovere, che cosa cos'è stato quindi il calcio d'inizio, il kick off, no, mi dicevi? Il kick off, bravo, esatto, una sorta di calcio d'inizio in una giornata come questa, tra l'altro, in una giornata come questa, ah sì, infatti. Bene, allora, quindi l'articolo si chiama Kick Off, non avete previsto il sottofondo musicale di volta, Fabio, no? No, non avevamo mettere, adesso ci pensiamo per la prossima volta, va bene, mettiamo un qualcosa. Metterò il violino. O se no appunto Lisa impara a suonare uno strumento e ti metti di fianco, no? In una settimana. No, scherziamo perché è lunedì, concedeteci. Giusto, sì. Monday casual invece di Friday casual. Vai, prego Albi. Allora, com'è possibile in una città come Milano, che offre così tanto, si debbano fare i conti con la propria esistenza? Ho avuto la sensazione che tutto venisse gestito internamente. Avrei tanto desiderato qualcuno che mi avesse preso per mano e mi avesse accompagnato dicendomi «Stai tranquillo, è tutto normale». Il progetto MIM, modello di integrazione metropolitano, è nato da una necessità ed ha preso vita grazie all'amore profondo per Milano. In parole semplici, il MIM serve ad aiutare le persone e a valorizzare il territorio. La missione è quella di creare un rapporto sincero tra Milano e le persone, quelle che l'hanno scelta ed anche quelle che ci sono ritrovate. Il tema è l'integrazione. Si raccontano i pensieri e le emozioni di questo processo allinante che trasforma il modo di percepire la vita alle persone che vengono da fuori Milano. Ho capito che avrei potuto aiutare appena ho notato che la mia esperienza era condivisibile con molte altre persone. Questo è il mio appello. Milano si prende cura di voi. Vi protegge. Non siate soli. Lo dico a quelli che rientrano a casa a fine giornata e saltano la cena, tremati da ritmi intensi. A quelli che sperano, affrontando corse sui mezzi pubblici per essere in tempo ai colloqui, in parte o posti della città, agli studenti fuori sede che non escono dal loro quartiere perché non si possono permettere un aperitivo in centro ogni sera e si fanno spedire la spesa dalla propria famiglia, a quelli che non riescono a trovare amici a Milano, a quelli che vivono a Milano da anni ma che non fanno figli perché sono in attesa di raggiungere le risorse finanziarie sufficienti per poi fuggire e costruire una vita in provincia. Benvenuti nella normalità. Il mio nome è Albi Oxa, vivo a Milano da 10 anni e sono profondamente innamorato dell'area futuristica che si respira in città. Ho avuto l'opportunità di conoscere Milano grazie al primo lavoro nel settore del turismo. In reception ho affrontato turisti che mi chiedevano suggerimenti su luoghi speciali da visitare oppure ristoranti della città, ma io mi ero appena trasferito. In questo progetto ho voluto includere persone per le quali nutro profonda stima ed affetto. Sono dei grandi professionisti, ma io li ho scelti per la loro sensibilità.
Allora, il primo è Aride Miranda, ricopre il ruolo di caporedattore presso la principale testata online di Milano, ovvero Milano Città Stato, di informazione. Padre indiano e madre italiana, appassionato di storia e viaggi, la statura alta bilancia lo spessore delle sue opinioni. Così sagge per un ragazzo di soli 27 anni. Lui è responsabile della comunicazione. Poi c'è Elisa Cheradia, che avete già avuto modo di conoscere, che lavora a progetti che hanno l'obiettivo di sviluppare il capitale umano nelle aziende, sia italiane che internazionali. Pordenonese, laureata in psicologia e psicoterapia, ha avviato due studi professionali ed è stata presidente del Rotary Club di Pordenone. Visionaria, ambiziosa, si è trasferita a Milano avendo giusto il tempo di salutare amici e colleghi di Pordenone, prima di iniziare un nuovo appassionante capitolo della sua vita nella City. Poi c'è Antonio Buonocore, traduttore di lingua inglese ed esperto di fondi europei. Crede fermamente che la cultura salverà il mondo e si esprime con un italiano da commedia dantesca. Una parola alla volta, se necessario, è il suo motto. Insomma, un uomo d'altri tempi. Poi nel frattempo se ne sono aggiunti altri due, Sì. c'è Gianfranco Menegatti, che è un artista abruzzese, anche lui trasferitosi a Milano per seguire la propria passione, ovvero l'arte, laureato all'Accademia delle Belle Arti di Brera, che segue appunto tutta la nostra parte grafica. Sì. Poi si è aggiunto anche Ambi Gioca, che sarà il tesoriere dell'associazione, è un ragazzo di provenienza albanese che vive a Milano da soli 5 anni. Si è laureato con ottimi risultati e adesso il suo obiettivo, insomma, è esercitare la sua professione da avviando un studio legale. Quindi, quale miglior figura per gestire i compiti della Lui figura? sarà quello responsabile, diciamo. Ah, bene, 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 dai. Beh, una bella squadra, Lisa, nel senso, una squadra che si sta sempre più ingrandendo, sempre più eterogenea, che è proprio quello che volete. Sì, diciamo che, e con questo insomma, era il messaggio di oggi, la diversità che troviamo a Milano e che vogliamo anche sponsorizzare e promuovere a Milano, stiamo cercando di averla noi stessi all'interno di Milano Integra. Quindi voi vedrete quando ci incontrerete negli sportelli direttamente, quando ci troverete agli eventi oppure ai workshop, vedrai piano piano le proposte che faremo a Milano, troverete tante persone, cioè quello che vogliamo che la gente provi sono tanti profili diversi, un po' per tutti i gusti e per tutti i punti di vista. Perfetto, poi ricordiamo che Questo è Milano alla fine. giusto, giusto, e siete sempre comunque alla ricerca anche di un molisano, poi mal che vada sempre, no? Giusto? Quello sempre, ormai sappiamo che è il nostro obiettivo finale, che sono i più difficili da trovare. Caro capitano, stiamo cercando te. Infatti, sono quelli più difficili da trovare. Va bene, dai. Ragazzi, grazie mille anche per oggi. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, ma comunque ci teniamo aggiornate durante la settimana qualsiasi cosa succede. Però poi ci farete vedere anche il resto della squadra a questo punto, vero? Sì, infatti però dovremmo recarci in studio perché Bene, possiamo bene, andare tutti a casa. bene. Allora poi ci organizziamo e facciamo una bella rimpatriata tutti quanti, con le debite distanze. Grazie Fabio. Grazie mille davvero Albi Ox e Lisa Caradia. Grazie. Grazie mille e buona giornata a entrambi. Grazie davvero a Milano Integra, che insomma ci racconta appunto una Milano che cerca di dare risposte, che davvero questa città arriva da ovunque. Noi facciamo sempre la battuta e non ce le vogliono gli amici del Molise, ma davvero da chiunque venga a Milano, perché magari si arriva anche semplicemente da un paese, anche semplicemente da Brescia, e poi a Milano però ci si trova spaesati, non si conosce nessuno, non si sa dove andare. Beh, Milano Integra proprio questo cercano di fare, aiutarvi a capire un po' di più questa città che non è facile da capire, non è neanche facile da amare. Poi, ovvio, c'è chi come me la adora e non farebbe cambio con niente al mondo, ma insomma, capisco che chi arriva qua magari all'inizio si possa trovare un po' spaesato. Beh, Milano Integra vi può aiutare in questo. Milano è una di quelle città che davvero vi può dare qualunque cosa, anche ad esempio, e arriviamo al nostro ospite di oggi, anche ad esempio giocare a golf praticamente in mezzo alla città. Perché sì, Milano ha un campo da golf, lo ha. Praticamente dicevo ai confini dell'area urbana, ma dentro i confini del comune di Milano, uno spazio tra parentesi di proprietà del comune di Milano, ma gestito da un bel gruppetto che si è inventato una cosa interessante già ormai qualche anno fa, ma che oggi viene a raccontarci meglio qui. Grazie ad Alberto Cantoni. Buongiorno Grazie, Alberto. grazie Fabio.
qui possiamo dire davvero ideatore di golf in Milano, visto che prima parlavo fuori onda, non sei solo, cioè non è che come al solito uno gli cade la mela in testa e c'ha l'idea. A te è caduta la mela in testa, hai avuto l'idea, ma l'hai fatta, l'hai disegnata anche. L'ho disegnata, progettata. Tu sei un progettista, quindi insomma. Ho vissuto col comune, questa l'ho presentata al comune di Milano e quindi con loro, con grande entusiasmo da parte loro, siamo riusciti a trovare un'area interessante, un'area molto oltretutto bella. Appunto, un progetto ormai che risale al 2012, giusto? Ma il progetto è iniziato, la costruzione è iniziata, la fase progettuale è iniziata molto prima, questa idea pazza, io sono milanese, quindi sono una delle persone che ama Milano, che conosce Milano e che quindi ha sempre vissuto a Milano, quindi io mi sono innamorato del golf a tarda età, perché ho cominciato a giocare a tarda età a circa 50 anni, quindi mi sono innamorato del golf e vabbè, amando questo sport che per me mi ha dato molto, insomma, dal punto di vista proprio anche di fisico, insomma, e intravedevo tutta una serie di opportunità, insomma, perché il gioco del golf non è solo stare all'aria aperta, stare insieme, imparare una certa disciplina, imparare una certa concentrazione, eccetera. Quindi io che sono progettista, che da 40 anni e più faccio il progetto, quindi ho la penna in mano, quindi mi è venuta in mente questa idea di fare un campo urbano, ma urbano. Vuol dire aperto a tutti, cioè okay. Uscendo un po' da quello che è il sistema del mondo del golf, che purtroppo in Italia abbiamo numeri un po' bassi rispetto ad altre nazioni, eccetera. Però, quindi... ma che oggi cerchiamo appunto magari anche di sfatare un po' di miti intorno al golf, no? Cioè io prima giustamente dicevo, beh, ma Alberto, ci sono poche persone, perché insomma è uno sport da ricchi, e tu hai detto, no, per niente. No, non è, non è più o meno caro giocare al golf che qualsiasi altro sport dove c'è. Vabbè, anzi, per le cifre che mi hai detto, effettivamente, forse insomma, mi vedi il pattinaggio a volte forse diventa più costoso, certe cose. Certo, voglio dire, uno se va in certi campi, per carità, in certi club, voglio dire, ci sono dovuti e c'è anche un'offerta chiaramente diversa, no? Però nel mondo del golf, per quello che è stata la mia esperienza anche professionale, perché professionalmente ho anche lavorato su dei campi da golf all'estero, e quindi è da lì che mi nasce la conoscenza di questa cosa, e invece no, sono campi urbani, cioè voglio dire, sono aperti, non sono recintati, sono nei parchi pubblici, sono gestiti dalla municipalizzata, si va lì, c'è un gettone che distribuisce le palline, c'è un abbonamento che si fa e si va a giocare a qualsiasi ora del giorno. Beh, un concetto interessante, nel senso, come fosse il campetto da basket, appunto, dove nessuno avrebbe mai in mente di pensare di chissà cosa devo fare, vado lì, c'è il mio campetto, ci gioco, si spera lo si tenga anche in ordine, se si può magari senza spaccare i tabelloni, cose varie. Così dici, il golf può essere anche quello, c'è qualcuno che gestisce il campo, perché c'è una gestione magari un po' più complessa rispetto a del verde, una cementificazione, però cioè, insomma... Esattamente questo, è quello che c'è, perché io da quanto ne so, voglio dire, perché poi ovviamente sento, parlo, l'altro giorno parlavo con una persona che è rientrata, un ragazzo che è rientrato dal lavoro da Londra, dice, ma alle 11 di sera, mezzanotte, c'è piena di gente in questi campi urbani che c'è alla porta di Londra. Lo stesso c'è a Lisbona, pieno di gente alla sera. Cioè la gente va, ha voglia di stare nel verde, ha voglia di stare e di fare, voglio dire, di giocare, perché poi il gioco del golf è quello che sta dicendo. Basta avere una mazza in mano. Ma se la mazza in mano, dice che appunto che non costano poi neanche così tanto, si possono trovare usati. Cioè, poi se uno si vuole avvicinare, in realtà non deve aver paura, da quanto ho capito, perché le soluzioni ci sono. Assunto, ci sono in modo tante, ce ne sono tante. Perfetto. E soprattutto vorremmo i giovani. Mi dicevi, tra parentesi, appunto, che i giovani poi i parchi ci vanno effettivamente, però andare al parco magari a giocare a golf potrebbe essere un po' più costruttivo che andare al parco a fare niente. Certo. Tra l'altro è uno sport, lo vediamo in tutti i film, che è uno sport dove comunque si chiacchiera molto. Molto. No, perché comunque si sta in compagnia in realtà. Ma ci sono delle regole, allora si sta bene insieme, ci sono delle regole per giocare, quindi voglio dire, è un momento in cui giochi se hai la testa. Perché se non hai la testa non metti la pallina in buca neanche per sbaglio. Quindi è un'occasione anche per liberarsi, per sfogarsi, per cambiare, voglio dire, una giornata di lavoro. E quindi il golf in città ti dà questa opportunità. Non fai chilometri e puoi andare a passare un'ora piacevole nel verde a giocare e a rigenerarti dopo una giornata di lavoro. Questo è lo scopo del golf. E la cosa bella appunto del vostro golf Milano è che, poi speriamo che lo rimanga così, ma è per attualmente il primo golf urbano d'Italia. Speriamo di oggi, che sarebbe bello se poi anche in altra città nascano realtà così, che insomma
portano il golf più vicino a tutti. Com'è però appunto golf in Milano, quali sono le caratteristiche di golf in Milano e come funziona? E poi ricordiamo bene anche dov'è, appunto, il Forlanini. Sì, noi siamo al Forlanini, siamo praticamente abbiamo questo punto di ritrovo, la clubhouse, dentro nel centro, nel Saini, nel grande, okay, centro sportivo del Comune di Milano, e in adiacenza, proprio attaccati, abbiamo questi 15 ettari che sono in concessione, no? Che noi abbiamo trasformato perché erano un'area del parco che non era usata e quindi era abbandonata un po' al verde, l'abbiamo trasformata, l'abbiamo diciamo disegnata e quindi costruita e modellata. E la cosa importante che ci tengo a sottolineare è che è un'area che noi trattiamo in modo biologico, cioè non usiamo nessun prodotto, voglio dire, ammesso o non ammesso, diciamo, dalle normative. Perché? Perché siamo in un parco. Okay. Quindi io faccio una fatica matta, voglio dire, a offrire un certo tipo di risposta del verde, quindi i green, i ferro, i rough, che dove il golfista abituato a vedere dei manti perfetti, monoerba, monocolore, e noi abbiamo la natura che ci sta intorno, e quindi voglio dire non è il manto perfetto, però è un manto puro, un manto biologico vero, e quindi questo mi dà molta soddisfazione, una lotta infinita, ma immagino, infatti, ma però oltretutto inserite all'interno, appunto, mi dicevi, di questa natura incontaminata quasi a volte, che è quello del parco Forlanini, che potrebbe diventare ancora più grande, proprio. Insomma, l'idea è quella di una zona sempre più verde che faccia proprio la cintura alla città di Milano, giusto? Esattamente. Insomma, qui poi se il comune vorrà, almeno io ho lanciato la prima pietra, voglio dire, quindi a New York ci sono i campi urbani, cioè i campi urbani o campi in centro della città, 18 buche, quindi voglio dire, questo si potrà fare, gli spazi ci sono, quindi è molto bello. Spazi ci sono, appunto, 18 buche, diciamo quello classico campo da golf, sì. Invece siete 6 buche per il momento. Noi avevamo 6 buche perché in America, già da una decina d'anni o di più, voglio dire, i guru, i progettisti, quelli che realizzano queste cose in città, no? Realizzato e realizzano campi a 6 buche, perché 6 è il numero perfetto, 6, 12, 18, cioè io lo giro 2 volte, lo giro 3 volte, 18 buche le faccio lo stesso, no? In America le 6 buche sono omologate, in Italia purtroppo non sono ancora omologate, okay. Quindi spero che voglio dire la struttura pubblica, le federazioni, magari anche il comune, se ci dà una mano, voglio dire, a spingere, voglio dire, e darebbe un'opportunità ancor più, voglio dire, alla città, ai ragazzi, alla cittadinanza di Milano di giocare a golf, insomma. Oltretutto siete, dicevate, appunto, la clubhouse ce l'avete nel centro Saini. Tutto prefabbricato. La cosa interessante, tutto modificato, anche quello. Interessante, giusto dirlo. Non abbiamo, infatti, toccato nulla, Alberto, giusto dirlo. La cosa interessante, però, che magari nessuno mai si è reso conto di cosa vuol dire essere in quel punto, nel senso che lì siamo in un punto dove c'è una concentrazione di società sportive, di atleti, di sportivi, sì. Forse dove che non ci sono uguali in Europa. Ma questa è una notizia che ho saputo da poco, cioè il fatto di avere avuto l'autorizzazione, perché noi abbiamo costruito dopo un progetto approvato, ovviamente approvato e quindi concordato con l'amministrazione, abbiamo avuto una reazione delle società del verde, delle varie associazioni, che ci ha creato un po' di problemi nella fase costruttiva, tanto vero, abbiamo avuto anche dei fermi, eccetera. Cioè non avevano capito che cosa si stesse facendo. Ma non è facile, infatti, sì, comprendere. Perché nel momento in cui ti metti a modificare, a spostare aree verde, terra, perché poi non è mai terra, altro, per modellarla, per creare il campo, ovviamente uno si immagina che lì nascano chissà che cosa, grandi magazzini. Sono sempre paura del cemento è sempre ritornato. Questo è il problema della città. No, invece quando poi l'hanno capito, lì si è formata un'associazione del Grande Parco Forlanini, che adesso è un'associazione importante, un'associazione che il comune, voglio dire, porta avanti, eccetera, ha dato incarichi per sviluppare questa area, no? E lì dall'indagine, da questo progetto, è saltato fuori che quella zona lì, cioè da Milano, insomma, che va fino a Litroscalo, è la zona che ha una concentrazione di società sportive, di offerta di sport,
quindi parlando in senso più ampio, più alta di tutta Europa. Quindi questa è una roba che mi ha colpito, insomma, un'altra grande eccellenza di Milano che nessuno sapeva di avere, che nessuno sa, che speriamo che venga valorizzata, perché da Litroscalo, dove le discipline su quel specchio d'acqua sono enormi, ma abbiamo tennis, campi da calcio, rugby e anche il golf, e questa è stata una grande soddisfazione, voglio dire, di aver pensato una decina di anni fa di individuare quella come area, diciamo, che poi si sta dimostrando l'area, voglio dire, più interessante come offerta sportiva in Europa, insomma. Cosa vi aspettate adesso, appunto, dal golf a Milano, dal vostro campo, e cosa vorreste per il futuro? Dovremmo farlo, che ci conoscano un po' di più, ci conoscano di più, questo perché è chiaro, io da ingegnere, voglio dire, se non avevo il campo a posto, ovviamente non ho fatto promozione, cioè è un po' una mentalità, una deformazione. Finché il campo non è... Il campo doveva essere a posto, doveva essere... Quindi diciamo che sia perfetto adesso. Non è perfettissimo. Ah, a posto. Però. È a posto, okay. Diciamo a posto, perché i campi da golf non si creano la natura non la si... può come si modellare, cioè noi siamo, dobbiamo seguirla, no? Ah, interessante, cioè, quindi tu gli dai l'indicazione, ma poi è lei che decide alla fine come viene la buca. È una cosa interessante che ho scoperto, ad esempio, che pur essendo, voglio dire, fuori in un'area all'aperto, sì? Aperto, noi risentiamo della temperatura della città. Pensate. Risentiamo, e siamo a 3 km, infatti, quindi voglio dire dal centro, voglio agglomerato di case, risentiamo della temperatura, e questo ovviamente ci crea anche dei problemi manutentivi sulla crescita, sulle erbe, sulle infestanti. Noi usiamo solo acqua naturale, non sprechiamo un goccio d'acqua, voglio dire, dal sottosuolo, perché ci sono delle rogge spettacolose che erano le vecchie rogge che servivano queste aree come risaie. Sì, c'erano le risaie, le abbiamo recuperate tutte, le usiamo per l'irrigazione. Ottimo. No? E quindi voglio dire, questa usare una natura intorno a una città non è così facile, non è così facile, quindi ovviamente il campo ha bisogno dei propri tempi per potersi adattare al concetto di un golf. Insomma. Attualmente come si può sfruttare al meglio il vostro campo? Sfruttare al meglio, voglio dire, secondo me, voglio dire, se la gente, se riuscissimo a portarli alle scuole, okay. Se riuscissimo a stabilire un rapporto con i ragazzi, secondo me sarebbe questa un'ottima, voglio dire, opportunità per poter far conoscerlo, e soprattutto, voglio dire, se non ho mai giocato a golf, come posso fare? Semplicissimo, noi siamo lì, abbiamo dei maestri, abbiamo delle persone che sono in grado di golf ha bisogno di imparare questo swing è un movimento innaturale, naturale, l'ho provato, ho fatto tante quelle buche per terra, sì, sembra facile prendere la palla, no, sempre facile. Però è innaturale, però è un movimento come andare in bicicletta, cioè un ragazzo, voglio dire, no, ha bisogno di due rotelline per partire, poi impara, toglie le rotelline. Il golf è esattamente la stessa cosa, una volta che io ho imparato questo swing e me lo sono appropriato, è sempre lo stesso movimento, sia che abbia un ferro corto o un legno. Cioè i grandi campioni ripetono perfettamente senza sbagliare il tiro e usano i vari ferri che ne hanno 14 nella sacca, quindi per fare distanze e per fare quello che... Quindi bisogna incamerarsi questo movimento e poi si gioca. 3 mesi si gioca sui campi, quindi non è questa roba impossibile. Bisogna ovviamente all'inizio tirar palline. Questo si può fare, dice che appunto. Noi possiamo siete fare, lì noi abbiamo, siamo apposta, aperti, diciamo. Siamo aperti tutti i giorni, eccetto il lunedì, no? Quindi abbiamo dei maestri, abbiamo dei ferri a disposizione. Cosa costa? Non voglio dire, ma posso anche dirlo: costa 10 euro il biglietto d'ingresso, vuol dire 3 euro un cestino di palline. Quindi credo che, voglio dire, neanche. Ci sono piscine a Milano che costano di più. Credo che voglio dire. E quindi pagando 10 euro uno entra e può stare tutto il giorno.
poi tira le palline che vuole, ci sono possibilità di giocare con le proprie palline, insomma, cioè impara. Poi se vuole andare a girare le buche, che sono le cose belle di questo campo, perché sono 6 buche davvero campo da golf, quindi non okay. Sono buche re, va bene, il costo è un momentino superiore, sono 20 euro, 20, 20, 25 euro sabato e domenica, e uno gira il suo campo e sta lì, cioè... chilometri zero, diciamo, città chilometri zero, però lo guadagna potendo giocare a golf, facendo un po' di attività all'aria aperta. Sì, all'aria aperta, che poi è bellissimo il campo, il parco Follanini è spettacoloso come verde, spettacoloso, veramente è una roba che noi milanesi, io che pure abito in Porta Vittoria, non conoscevo, voglio dire, quindi non sapevo apprezzare. E la cosa interessantissima è, ad esempio, avendo creato il golf abbiamo creato un'area di rispetto, uh-huh. No? La fauna che c'è a Milano. Che è finita... Io quest'estate ero lì ad agosto, i primi di agosto, eccetera, alla sera che stavo tagliando, eccetera, a un certo momento mi sono girato, ero sulla macchina da taglio, mi sono girato e ho visto una volpe alta, due occhi che mi guardavano ai fari della macchina, ma siamo a Milano, siamo a Milano, a 3 chilometri da Piazza del Duomo. Fagiani, lepri, aironi, cioè insomma, questo è il bello del Parco Follanini. E beh, Parco Follanini potete andarlo a scoprire ancora meglio adesso andando a fare un bel giro a golf in Milano, per intenderci da via Corelli un attimo, sì. Proprio dove c'è il centro sportivo Saini, e poi da lì si entra appunto in questo grande parco che è fatto dalle 6 buche del golf in Milano. Alberto, io ti ringrazio tantissimo davvero per essere stato con noi, grazie mille, ne torneremo a parlare sicuramente, tienici aggiornati su tutto quello che fate, quindi se avete eventi o cose del genere ditecelo pure, so che avete appena fatto una grande festa. Abbiamo fatto un open day, tanto proprio per riaprire dopo questo periodo Covid che ci ha creato, i problemi che ci ha creato a tutti, quindi c'è la voglia di stare all'aria aperta, voglia di vedere, abbiamo offerto questa giornata ai cittadini libera e li abbiamo fatti girare, sfogare. Mi viene anche da dire che il golf appunto è uno sport abbastanza Covid friendly, Covid free, perché è il primo appunto sport che hanno aperto in Italia, primo sport che hanno aperto. Non c'è bisogno di stare per forza attaccati l'uno all'altro, nel modo più assoluto. Su un campo ci si perde perché insomma non c'è bisogno di stare lì, quindi insomma è davvero interessante se potete ricominciare a stare un po' all'aria aperta. Non fate finta di andare a correre come abbiamo fatto tutti qua verso il lockdown, tutti che facciamo finta di essere corridori, no, andate a provare magari invece a giocare a golf, e chissà che appunto scoprite qualcosa di bello sport, davvero bello e interessante. Sì. Davvero. Grazie, Alberto, grazie mille, porto un saluto a tutto il gruppo del golf in Milano e ci vedremo presto, verremo sicuramente a trovarti, perché insomma io sono curioso di vedere queste 6 buche. A giocare. Guarda, se non mi fai pagare i buchi per te che ti faccio va benissimo, non c'è problema. Grazie, va bene. Grazie mille ad Alberto Cantoni, io davvero ringrazio anche voi, grazie mille per essere stati qui con noi oggi, ci vediamo ancora mercoledì sempre qui in diretta con una puntata di Good Morning Milano, grazie mille, arrivederci, a presto. Gracias.